Gazebo per 2 giorni in tutti i municipi della capitale. Per Roma, damos e da fa, lo slogan sui volantini che i volontari di Forza Italia offrono a passanti e simpatizzanti. E mentre la coalizione di centrodestra ancora non scioglie la riserva sul nome del candidato in corsa per il Campidoglio, il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, da Via Cola di Rienzo, lancia la sua proposta. Il tema della candidatura, l'idea iniziale era quella di avere dei candidati civici. Se poi invece si dovesse decidere di cambiare e puntare su candidati politici, Maurizio Gasparri è il miglior candidato che il centrodestra possa avere. Non basta un nome vincente, serve anche una persona che sappia governare. La priorità, più poteri a Roma, i problemi da risolvere, traffico, rifiuti, strade che sprofondano. Dal canto suo Gasparri non si autocandida, ma si dice disponibile e sulle tempistiche risponde. Il nome ci doveva già essere, prima si fa meglio è. È l'importante che il nome, a differenza che per la sinistra che ne ha tre, sia uno solo e sia un nome di una persona adatta per esperienza e solidità. Roma non merita improvvisazione. Intanto Fratelli d'Italia insiste sul nome di Enrico Michetti, candidato però non pienamente condiviso. No, di questi che potrebbero sciogliersi nel prossimo incontro previsto a breve tra gli alleati del centrodestra.